Fabrizio Frizzi se n'è andato, resterà indelebile il sorriso che da tanti anni entrava nelle nostre case. Frizzi si è spento nella notte all'ospedale Sant'Andrea di Roma, in seguito ad un'emorragia cerebrale. Grazie Fabrizio per tutto l'amore che ci hai donato, l'annuncio della famiglia. Aveva compiuto 60 anni il 5 febbraio. Sapeva che la sua battaglia sarebbe stata difficile. Con certe malattie non si scherza, aveva detto. Sto combattendo, non è ancora finita. Ma l'affetto della famiglia, degli amici e del pubblico è una luce che illumina tutto. E lottava strenuamente per la sua piccola Stella, che lascia soli 5 anni, e per la moglie Carlotta, con la quale aveva vissuto 16 anni di amore. Con Fabrizio se ne va un pezzo di noi, della nostra storia, del nostro quotidiano, scrive la RAI in una nota. Non scompare solo un artista, un uomo straordinario. Con Fabrizio se ne va un caro amico, una persona che ci ha insegnato l'amore per il lavoro e per l'essere squadra, sempre attento e rispettoso verso il pubblico. Se ne va l'uomo dei sorrisi e degli abbracci per tutti, l'interprete straordinario del coraggio e della voglia di vivere. È impossibile in questo momento esprimere tutto quello che la scomparsa di Fabrizio suscita in ognuno di noi. Così la RAI tutta, con la presidente Monica Maggioni e il direttore generale Mario Orfeo, può solo stringersi attorno alla sua famiglia in questo momento di immenso dolore, si legge ancora nella nota dell'azienda. Elegante e riservato. Sono della scuola che se entri in casa lo devi fare in punta di piedi, diceva. In pochi sapevano che era stato nominato commendatore nel 2015. Decine i programmi che ha condotto, dal suo esordio con il Barattolo nel 1980, poi Tandem, Scommettiamo che, i 15 anni di Miss Italia e le maratone Teleton. Grazie, sei stato un campione favoloso. Favoloso.